Dunque, ruggine rende conto proprio dei processi di trasformazione della materia a partire da metalli, a partire dal ferro, dal rame, verso qualcos'altro. La pittura, come l'alchimia, che cos'è? La polverizzazione di metalli a cui vengono aggiunti dei fluidi perché poi questa composizione diventi qualcosa di solido, diventi una miscela, diventi un impasto e si trasformi però nel tempo. Quindi ci sia una trasformazione di questi minerali, di queste pietre polverizzate in qualcosa d'altro. Questa cosa accade tanto nell'alchimia, per cui sapete il massimo della conquista è la pietra filosofale, quindi il raggiungimento della pietra filosofale, che è anche in quel caso un lavoro però concreto, non è una spiritualità astratta che viene raggiunta. E nel caso della pittura è un quadro, cioè il passaggio, la trasformazione riguarda un passaggio da appunto fluidi e pietra allo stato polverizzato verso il medium della pittura. Allora, che cos'è la ruggine? Gli alchimisti si sono scervellati e hanno elaborato nel tempo numerose classificazioni di colori legate per esempio alla composizione dei sali o legate anche appunto semplicemente ai metalli. Il ferro è fatto da una mescolanza di mercurio e zolfo ed è tenuto sul fuoco a lungo. Allora, se Gottlieb fa la serie degli scoppi, non è sganciata la serie degli scoppi da questa lavorazione pittorica. Il fatto che l'artista lavori col fuoco è una realtà e quindi durante il processo possono intervenire, possono accadere degli scoppi, possono esserci delle, appunto, dicevamo, delle resistenze, delle reazioni della materia inaspettate. Lo scoppio è una sorta di tentativo da parte dell'artista di manifestare le reazioni della materia. E quando un artista come Gottlieb ottiene un color ruggine, come in questo caso, quindi lavora per ottenere un tipo di rosso ruggine, quindi non rosso generico, ma rosso ruggine, dietro ci sta una lavorazione che tiene conto anche delle reazioni dei minerali, delle materie. È fondamentale perché è ancora una volta l'iscrizione di un divenire all'interno dell'opera, di un processo all'interno dell'opera. Quindi porta iscritto un cambiamento, anche in questo caso, benché sembri, appunto, questa campitura monocromatica sembri indicare una sorta di immobilità. Allora, alla presentazione l'11 settembre della mostra di Gottlieb, ho ricordato un libro molto bello di Gilles Deleuze sull'opera di Francis Bacon. Deleuze, quando fa l'analisi dell'opera di Francis Bacon, si accorge a un certo punto, dopo aver visto una serie di quadri, che c'è anche lì una costante. C'è quasi sempre. Chi di voi conosce Francis Bacon se lo ricorderà, ci sono delle campiture monocromatiche piatte e poi su queste campiture si scrivono delle figure umane in divenire, c'è la deformazione del corpo, c'è il corpo in movimento ma nel suo tormento, c'è il corpo, la pelle, i processi di escoriazione della pelle, ma anche i movimenti della carne.
Questa figura in movimento è sempre scritta su un campo monocromatico piatto e questo rapporto è stabile, proprio come è stabile in Gottlieb l'opposizione e la relazione che c'è tra appunto campo piatto e formante o paletto. Cosa dice Deleuze a proposito di Bacon? Che a livello del contenuto c'è una contrapposizione tra un tempo immobile, che è l'eternità, questa campitura piatta, ed è il senza tempo a cui alludeva Gottlieb prima, l'arte è senza tempo. Però su queste campiture monocromatiche si scrive una figura in divenire e quello è proprio il nostro tempo, che è un tempo del flusso spesso inafferrabile, che non si ferma. Quindi un tempo in divenire contro un tempo dell'eternità. La stessa cosa, secondo me, può essere applicata, la stessa opposizione a livello del contenuto, può essere applicata all'opera di Gottlieb, ma con la differenza che Gottlieb non fa mai, quasi mai, a parte i primi periodi in cui riprende occhi, mani, ma quasi mai si dedica alla pratica del ritratto o descrive, rappresenta figure umane a corpo intero. Questo divenire è legato alla pittura stessa, cioè il corpo umano è scomparso. Il divenire è rappresentato a partire dalle qualità stesse della pittura, quindi il color ruggine è il color ruggine del processo pittorico stesso. Questo non vuol dire che sia del tutto slegato dalla corporeità umana, anzi, perché? Perché il movimento, il gesto è sempre memoria del corpo umano che lo ha iscritto. Quindi voi potete, come in Pollock, potete ricostruire il processo artistico e i movimenti del corpo a partire dall'opera, solo che qui il corpo umano è scomparso. E mi piacerebbe adesso discutere con voi anche del problema del rapporto che c'è tra il laboratorio d'artista e la pittura per come oggi noi la consideriamo. Sapete che Palazzo Grassi ha dedicato l'ultima sua collezione al problema dell'atelier del pittore e che un'opera di Bruce Nauman, un video conservato lì, riprende proprio l'atelier di Bruce Nauman durante la notte. Cosa accade nell'atelier durante la notte? Tuttavia mi sembra ancora molto aperto e da discutere la questione della distanza che c'è ancora oggi tra l'artigianato, il vero e proprio fare artistico, e l'opera per come poi viene interpretata da uno studioso, da uno storico dell'arte o da un filosofo. Dimentichiamo appunto, come dicevo all'inizio, che dietro contenuti che possono essere legati a una certa figuratività o rappresentare una storia, sta tutto un processo, che è quello che si svolge anche comunemente nelle accademie, che è molto poco valorizzato, ma che invece se teniamo conto di questo, probabilmente riusciamo a integrare questi processi anche nella storia figurativa stessa e a comprendere meglio l'opera nella sua integralità.